possibile rinunciare al supermercato? Il 90% dei prodotti alimentari in Francia è da grande distribuzione organizzata, in Italia ormai siamo arrivati intorno al 70%. Chi rinuncia a una cosa del genere? Eppure, questo tipo di sistema produce queste cose qui. Cioè, tra l'energia consumata per ottenere un chilo di prodotto e il valore energetico per chilo di quel prodotto, guardate qual è il rapporto. È una cosa, se io vado a vedere questo degli ortaggi surgelati, è una cosa pazzesca. Questi dati qui sono nostri, questi li abbiamo sviluppati andando a fare indagini direttamente sul posto, andando a vedere tutti i dati dei ministeri, bla 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 bla, alla fine veniamo di questo. Io lavoro con le serre, però vegetali freschi in serra riscaldate, rapporto 6-0-24. Ma guardate vegetali freschi in campo 0-18-0-24. Queste sono le cose. Allora, qui c'è un riferimento di agricoltura di prossimità. Qui c'è, per esempio. Ma lo devo mettere in competizione con questo. Si può normare. Si norma tutto, si potrebbe normare anche questo, per esempio. Ma vabbè, altrimenti, perché sul surgelato chi ci lavora? Ma qui, ma veramente qui c'è stata da fare, eh? E guardate questo rapporto, questo è un rapporto pauroso. Oh, quando poi andiamo, vabbè, questa è la stessa che abbiamo visto, ma vi dà più l'idea. Guardate l'Italia che sta qui, si colloca qui, d'accordo? Noi siamo tra i primi consumatori di ortaggi di quarta gamma, quelli confezionati, della busta. Noi siamo i primi. Il mercato degli ortaggi di quarta gamma, ci aggiungo anche in quinta, perché qualche cosa ormai si fa pure con la quinta gamma, cioè quelli già semicotti, come li vogliamo. No, io da quello che, diciamo, dai dati che ho io, che poi non è neanche facile recuperare tutti questi dati economici, siamo intorno a 2 miliardi anni. Come giro. Beh, quando si parla dei cambiamenti degli stili di vita, è che così? Il cambiamento dello stile di vita chiaramente ti porta a cambiare lo stile del mangiare, perché tu cambi i tempi. Cambi anche, se la vogliamo dire tutta, cambi anche le persone con cui mangi. No? Mangi al bar, mangi velocemente e c'è poco da fare, insomma. No? Oh, per esempio, perché utilizzare queste belle buste di plastica? Che un etto di quella roba corrisponde a un chilo di gasolio, di benzina, insomma, di petrolio. Ma perché non si fa? Non perché non se ne sia capace. Evidentemente c'è una convenienza a farlo in questa maniera. Ma sempre rispetto a quello di stamattina, quando si parlava di tutti questi orti, nessuno si pone poi il problema che noi abbiamo fatto non so quante leggi sulla questione della sicurezza alimentare. Adesso ditemi voi, su questi orti dove sta la sicurezza alimentare? Perché si parla molto bla 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 bla, ok, però poi altrimenti torniamo a tutte quelle norme che hanno a che fare con la sicurezza alimentare, torniamo a quella che era l'Italia degli anni 50 con 9 milioni di agricoltori, su una popolazione di 40 milioni, non ci arrivava, 40, erano anche meno. Poi altre cose su cui ci direttiamo, ma questa già l'avevamo fatta, però ti dà l'idea di cosa sia l'agroalimentare, l'agroindustria e tale, insomma. Non è che sia una cosa così, insomma, eh. Qui se quasi il 14% dei consumi energetici finali rispetto al 2009, perché poi da lì ci siamo fermati, perché dal 2000 in poi non siamo riusciti più a capire veramente quei dati, che cosa, insomma, da che parte provenissero, cos'era l'industria, aveva, insomma, crollato, eccetera, eccetera. Però questi sono i dati, cioè l'agroindustria qui si prende 8, 10, 11, 11 e 25, poi c'è stato il discorso dell'agricoltura, la distinzione, no? Qui abbiamo il trasformato e qui abbiamo quella che è l'agricoltura. Ecco, già questo è significativo, se vogliamo. Già questo è significativo. No?
E poi qui siamo andati a vedere, invece siamo andati nello specifico per cercare di capire dove diciamo, le percentuali rispetto ai diversi input. Si vede chiaramente, insomma, l'industria alimentare sta sia al 10-17%, insomma, più o meno questi si equivalgono. Ma trasporto, preparazione e conservazione, qui ci sta nuovamente la quarta gamba, cioè il consumo dei frigoriferi, 50%. Ma qui è voglia fare certifica di bianchi se uno li volesse fare. Vedi, io voglio metterci anche questo pezzetto qui, prodotti tipici, bio, tradizionali e vendita diretta. Perché è vero. Cioè c'è tutto un piccolo, una nicchia di produzione con vendita diretta. Vabbè, questa è la solita storia, qui potremmo tutti i certificati bianchi che volete. Quindi questi sono i vari metodi, li conoscete, insomma ne abbiamo parlato tante volte. Su questo c'è un suggerimento, io a questo punto consiglio veramente le schede a consultare. O se vogliamo anche analitiche. Ma io mi comincerei ad allontanare dalla scheda standardizzata per tutta una serie di motivazioni, non ultima la motivazione della sicurezza di avere veramente i centinaia di anni. Questa è già purtroppo il sistema che dobbiamo tenere presente. Però che cosa è significativo? Allora, intanto che effettivamente col certificato bianco il risparmio della del suo 20% di energia, eccetera, primaria è stato raggiunto sicuramente, a livello raggiunto perché è crollata anche l'usosta, insomma, non è che. Però hanno funzionato, cioè che ha funzionato. Oggi probabilmente il cervello bianco è l'unico meccanismo che consente alle aziende di trovare soldi per investire nella loro all'interno dell'azienda, altrimenti non credo che ci siano, non so come potrebbero fare. D'accordo? Ora, che c'è qui diciamo, una cosa che potrebbe essere diciamo, importante? Allora, una era quella che ci avevamo detto, perché questa l'abbiamo già vista, e l'altra è quella qui, è già stato deciso che dal 2016 in poi pariamo 1 miliardo di euro si passa. Questo è ufficiale, sito GSE. Queste sono le storielle, insomma, su questo c'è poco da fare. Poi se uno va a vedere, questi sono energie rinnovabili accumulati e questi emessi, vabbè, questo è chiaro, non è che ci danno molto. Insomma, questo sistema funziona. Quando invece gli stessi decreti, lo stesso decreto sull'efficienza energetica ti dice che le misure di accompagnamento, tra le quali la comunicazione, vengono incentivate. Cioè se il Ministero fa queste fa comunicazione, viene finanziato dalla Commissione Europea o attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, ma con soldi della Commissione Europea. Perché non viene comunicata? In agricoltura viene comunicata? Ora, questo non magari ci vuole andare qualche cosa. Viene comunicata? No, non viene comunicata. Io non ho mai visto ancora, spero, uno non può partecipare a tutti i convegni, ma abbiamo difficoltà a portare qualcuno del Ministero dell'Agricoltura a parlare di queste cose. E poi se non mi sbaglio, il decreto parla anche di concerto con il Ministero dell'Agricoltura, non mi sbaglio. Perché? Non lo so. Questo è tutto, questo è quanto. Però se vuoi fare l'efficienza energetica, io per punto di vista l'efficienza energetica la farei a livello dei condomini. Anzi, a livello del condomino. A livello del condomino farei l'efficienza energetica. Per quale motivo? Un condomino non si può mettere su un suo sistema dentro casa per cui risparmi energia. Perché non lo può fare? Anzi, questo è proprio è la base del certificato. Perché adesso nei condomini si cominciano a mettere termoregolatori, conta calorie, si comincia a fare indubbiamente. Ma perché? Perché il mondo è cambiato. Semplice. Cioè, quindi, di quello di cui non ci sono rendere conto è questo qua. Il mondo è cambiato, cioè se andiamo a vedere come è stato costruito, ma insomma scopriamo veramente il niente, no? Non ci mettiamo a discutere le cose vecchie noi discutere. Io sono sempre più dell'idea che occorre riflettere sulla disponibilità di strumenti che consentono di, come dire, dei miglioramenti,
non solo nel vivere, ma anche economici, perché ci stanno questi strumenti, ci stanno. Probabilmente bisognerebbe fare quasi delle class action per poterli mettere in alcuni casi, no? In alcuni casi, perché ce ne stanno di situazioni in cui la class action veramente ha motivo di essere fatta. Lì secondo me non è preoccupante il fatto che te la vedi male. Quello non è preoccupante. Per me è preoccupante il fatto che è l'unico produttore e che quindi è l'unico che può accedere a quella forma di incentivo. Quello è preoccupante. Non tanto il fatto che la fa pagare. In questo caso c'è una sorta di monopolio, o no? Chi gestisce le linee, no? Perché noi abbiamo avuto anche un incontro con Terna e io ho avuto un incontro con Terna. La mandarina, cioè, un'altra questione, qualcosa non ci sarebbe, ci siamo andati. Credo per una richiesta di una sponsorizzazione. La persona detta alla comunicazione ha escluso assolutamente che Terna e Lenia siano la stessa cosa. Ma al di là di questo che, insomma, l'efficienza energetica sta pure in questo, eh? Sta anche nell'onestà che si deve stabilire, no? Tra chi produce, tra chi vende e tra chi compra. Qualcuno che compra, insomma, se io compro mi aspetto che da quest'altra parte ci sia questa forma di onestà. Vabbè, questi sono quei discorsi che possiamo parlarne all'infinito. Però, come si dice, quei pochi anni che rimangono prima di diventare cenere, secondo me dovrebbero essere utilizzati, almeno da quella fascia di, per fare queste cose, secondo me. Perché secondo me quelli poi sono degli strumenti. È come dire, se io devo prendere un mutuo, dove vado a prenderlo? Dai Casamonica o lo vado a prendere in banca? Eppure so che se vado in banca c'è poco da fare, però vado in banca. Questa è la storia. Dopo è mia, mia abilità nel cercare la banca che mi pratica il tasso di interesse più basso. E così è la questione che riguarda la figura, cioè una figura di riferimento. Insomma, io non sono contrario a che ci sia. In fondo chiunque di noi può diventare energy manager. Così come sì. Teoricamente sì. Perché credo che ancora non abbiano fatto la legge, hanno fatto qualche cosa che l'iscrizione all'albo, eccetera, ma la legge dice che chiunque può essere, se qui la fiera mi nomina energy manager, io divento energy manager e nessuno può dire niente. Se un'azienda mi nomina energy manager, tu sei energy manager. Quando si tratta di fare, dei modi per guadagnare, gli agricoltori sono velocissimi. Quando si tratta invece di in qualche maniera migliorare la propria condizione culturale, allora lì sì, tanto non mi serve, poi si lamentano se vanno dal... No, questo mi dispiace, ma io sono dell'idea che ognuno deve fare il proprio mestiere, per cui è giusto che il tizio si rivolga a chi poi sarà l'interlocutore per... Se questa è nelle norme. Anche io pago l'assicurazione, sto all'ultimo livello, però continuo a pagare 1000 euro d'assicurazione sulla macchina. Cioè, ma perché la devo pagare? Se sto a zero come incidente e come tuo, perché devo pagare? E quello mi dice, perché lascia qualcun altro che... Piano, no? Questo è il sistema paese. O lo si accetta o non lo si accetta. Poi su questo ho fatto che un dibattito potrebbe avere, ma insomma, non siamo neanche sotto elezioni. Perfetto.